Ci troviamo proprio qui al Palaroma, naturalmente supportati tecnicamente da Diego Martelli in compagnia di Stefano Mammarella, il portierone dell'Acqua e Sapone Unigross. Buongiorno Stefano, Buongiorno, come va? buongiorno a lei, Tutto bene? buongiorno. Sì, tutto bene, tutto bene. Siete pronti? Vi allenerete e poi partirete per Scafati. Ricordiamo domani sera, ore 20:30, semifinale, gara 3 contro Napoli. Napoli che ha sorprendentemente espugnato il Palaroma lunedì scorso. Sì, purtroppo nella seconda gara ci siamo fatti prendere un po' dal calo di tensione. E il Napoli è venuto cattivo perché nella prima gara aveva preso 7 gol e quindi loro erano molto rabbiosi sul campo e sono riusciti a portare a casa il risultato della seconda gara. Forse avete anche archiviato troppo presto il discorso qualificazione dopo la debordante vittoria in gara 1? No, guarda, perché siamo coscienti, sappiamo benissimo che è una semifinale a 5 gare, quindi non basta vincerne una, ne dobbiamo vincere tre e portare a casa qui al Palaroma e tutto Montesilvano, Città Sant'Angelo, la finale, perché è molto difficile affrontare queste partite. Devi stare sempre con la testa concentrata fino alla fine e fino al 40° che non suona la sirena. Non conoscete il palamangano di Scafati, ecco, ci può essere qualche svantaggio, qualche vantaggio, come la vedete? Sì, forse sarà un piccolo vantaggio anche a favore nostro, perché anche il Napoli è la prima volta che giocherà al Palamangano. Partiamo dal 50 e 50. Non ci sarà nel Napoli Ciano per squalifica, che è un ottimo giocatore. Tra l'altro si sono rinforzati in corso d'opera i partenopei, hanno preso gli Isulito, lo scorso anno era la Luparense se non vado errato. Insomma, è una squadra di rango questa, no? Sì, è una formazione in tutti i minimi dettagli. Mancherà Ciano, come hai citato tu. Lui è un grandissimo pivot che fa salire la squadra e fa anche il gioco di quattro con altri giocatori. E poi nel corso dell'anno si sono rinforzati perché hanno preso gli Esulito, che era un pupillo del mister Davi e sa benissimo il suo gioco e quindi è un ottimo innesto in questa formazione. Ecco, la serie dunque si sposta in Campania, abbiamo già detto a Scafati, si giocherà domani sera e poi domenica, sempre alle 20:30. Bisognerà necessariamente vincere almeno una delle due. Sì, almeno una delle due bisogna vincere. Poi se riusciamo nell'impresa a vincere tutte e due, perché sarà molto importante. Se vogliamo vincere lo scudetto dobbiamo andare lì per vincere tutte e due e non per vincere una sola partita. Non c'è alcun dubbio, Stefano Mammarella, caccia del tris, parliamo di scudetti dopo quello vinto con il Montesilvano nel 2010, proprio qui, no? Proprio qui. Poi lo Sì. scorso anno 2018, appunto, con l'Acqua e Sapone, adesso non c'è due senza tre. Eh sì, il Si può quarto viene da fare. sé, si dice. si può fare perché abbiamo un ottimo organico, un mister che ci dà indicazioni molto ben precise. E se sappiamo benissimo, scendiamo in campo con la testa e la voglia di fare, dico che questa formazione non ha rivali su nessuno. Stefano Mammarella è uno dei migliori portieri della storia del calcio a 5. Questo mi pare un dato acclarato. 35 anni appena compiuti a febbraio, se non vado errato, però Sì, insomma sì. tu puoi giocare fino a 50. Ma questo è sicuro. 50 non lo so, però arriverò a quegli anni sicuramente. No, anche perché i portieri sono longevi, no? Sì, sono longevi. Poi qualche annetto fa ho fatto anche un'operazione alle ginocchia, una Quindi. rettifica, quindi. Quindi ho sbagliato, altro che 50, 60. Beh, vabbè, non esageriamo, però grazie per questa età longeva, ma dobbiamo mettercela tutta, ogni giorno dobbiamo lavorare e cercare di dare il nostro meglio. Salutiamo dunque Mammarellissimo, come lo definisce spesso Sergio Zappalorto, Zappalorto, per le sì. tue super parate. In bocca al lupo per la partita di domani, Stefano. Crepi il lupo, crepi il lupo. Grazie a voi che ci venite sempre a trovare. È dovere e un piacere. Grazie a Stefano Mammarella, è tutto dalla Pala Roma di Montesilvano. La linea può tornare a te, Carmine.